questo video con uno sfondo che spero vi mancava. E come vedete ha nevicato ieri, non ha nevicato tantissimo purtroppo, io adoro la neve, però non c'è una nevicata decente da un po'. Comunque volevo approfittare un po' dello sfondo leggermente imbiancato e un po' infernale. È un peccato che non sia riuscita a registrare durante la nevicata, perché sarebbe stato bello, ma non ci riesco mai, quindi ok. Allora spero anche che non vi dia fastidio un po' il contrasto, nel senso che so che non ho il viso particolarmente illuminato, però peccato perché sono anche abbastanza fiera del mio trucco. Vabbè. Allora, oggi come da titolo sarà un video con tot titoli.
Adesso vi lascio 3 secondi per orientarvi un pochino e poi vi sembrerà che abbia avuto tipo un cambio di personalità. Sapete quei video così? Vabbè. Ok. Quindi 3, 2, 1. Salve. Benvenuta nella nostra boutique di profumi. Come posso aiutarla? Ok. Quindi note floreali, un packaging un po' particolare, un po' vintage. Ok. Quanti millilitri vuole? Pensando a un profumo in particolare, che è un'edizione limitata, ce ne sono solo 100 al mondo di questi profumi e circa 80 ne sono già stati venduti, qui non avevamo 2 e questo è quello che c'è rimasto, però le assicuro che non rimarrà qui per tanto. Lo faccio vedere. Allora, le voglio mostrare. Questo qui è un profumo di Ralph Lauren da 75 ml ed è proprio uno de parfum, quindi molto molto intenso. Appunto, vede il back molto particolare, un po' vintage. Molto particolare, vintage, elegantissimo e super unico appunto. Qui davanti abbiamo la R di Ralph Lauren e qui dietro abbiamo questa decorazione bellissima. Sì, le faccio vedere tutti i lati. Le decorazioni qui, così è molto bello, unico, veramente quasi unico. Allora gliela vado a descrivere. Abbiamo essenza di Yin Yang. Come nota di testa insieme all'essenza di rosa damascena. Quindi questa è la nota di testa. Come cuore abbiamo invece gelsomino. Come nota di fondo abbiamo un misto di legnoso e muschiato. È molto particolare, comunque glielo faccio sentire subito. Mi stava cadendo. Ok, mi dia pure il polso, sì. Respirare un po', sì, essendo comunque uno dei parfum molto forte, non va annusato subitissimo. Ok, ora può annusare. No, non sprechi, non sprechi, annusi, basta. Lo sento da qui, è buonissimo. Poi ovviamente pochi minuti comincerà già a cambiare, fra delle ore cambierà ancora, appunto perché all'inizio noi sentiamo le componenti più volatili del profumo. Questo profumo
una durata dalle 6 alle 8 ore, quindi che può durare benissimo appunto tutta ad esempio la giornata lavorativa. È un profumo che lascia molto la scia e che denota raffinatezza, eleganza assoluta. Io, secondo la sua descrizione, sì, le proporrei questo onestamente. Ok, va bene. Allora guardi, rilascia anche un paio di minuti, così può sentire anche dopo come diventa il profumo, se le può piacere. Ok, va bene. Grazie. Arrivederci. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi, sono tornata normale. E sì, mi è piaciuto anche un po' metterci una parte di roleplay. Non so perché, ma mi andava particolarmente. E se siete curiosi, comunque se mi ricordo vi lascio qui nella, insomma, non mi ricordo, penso sia qui il link al mio roleplay abbastanza vecchio di vendita di profumi, se siete interessati, se vi piace questo tipo di roleplay. Comunque in generale, se vi piacciono i roleplay, vi invito a guardare, insomma, se ve ne siete perso qualcuno. Ce ne sono alcuni un po' vecchi, ma molto carini secondo me. Ok, è giunta l'ora di abbassare le consiglio lo possiate applicare.